Buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta giornata di Medioevo in Libreria. Oggi visiteremo il Museo Diocesano di Milano. È un'idea avuta dai cardinali e dagli arcivescovi che si sono succeduti a Milano, in particolar modo alla fine del secolo scorso, perché comunque il rilancio del Museo Diocesano di Milano, che comunque è la diocesi più grande del mondo, è stato voluto dagli arcivescovi, in particolar modo amanti dell'arte e della cultura, come il Cardinal Martini e poi il Cardinal Scola, così, e si è deciso di portare collezioni e ingrandendo appunto il Museo Diocesano, che era già presente qua come embrione, da varie chiese di Milano, da vari musei di Milano, in particolar modo tutto quello che ormai non si riusciva più a mostrare nel Duomo, perché qua ci sono molti teleri anche del 600 che appartenevano proprio alla Cattedrale del Duomo, non al Museo dell'Opera del Duomo, ma alla Cattedrale del Duomo. Siamo in Sant'Eustorgio e sono i due chiostri dell'antica chiesa di Sant'Eustorgio, una volta nel XIII secolo appartenuta ai padri predicatori domenicani. È una chiesa fondamentale perché qui si è scelto anche questo posto, al di là della grande disponibilità di spazio dovuta a questi due chiostri, il secondo lo vedremo più tardi, anche perché qua inizia il cristianesimo a Milano ed è molto simbolica questa cosa. Inizia il cristianesimo perché il primo discepolo che arriva a Milano è un discepolo che ha conosciuto direttamente Gesù Cristo, che è San Barnaba. Barnaba la prima predicazione la fece in questa piazza. Questa è la rappresentazione della battaglia della Fornarina. 30 novembre 1377. Monte San Ginesio, sotto il feudo della famiglia dei Davarano, è appena uscito dalla Lega Fiorentina. Firenze e le città attigue del Maceratese si scagliano contro questa città comandate da Giovanni Acuto, da John Aycud, il condottiero capitano di ventura inglese. La nostra identità è una cosa che è fatta, di cultura, lo sappiamo, ma è fatta soprattutto di didattica, ce l'hanno insegnata, non è una cosa naturale. Noi sappiamo certe cose di noi perché ci hanno addestrato in qualche maniera a saperle. E non c'è nulla di male, ribadisco, in questo, è così che funziona così per tutti. Ogni spazio più o meno ha la sua storia identitaria, che non è la storia tutta, è una parte, è la storia di come noi abbiamo imparato a sentirci in una certa maniera. Ora, la declinazione europea la sappiamo più o meno, si discute anzi su quello, cattolica, cristiana, sarebbe meglio dire, cattolica in questo caso, ma cristiana in generale, fatta di radici classiche. Provo a vedere di farvi un elenco facile dove dovremmo in teoria riconoscerci tutti, no? Le radici greche e romane, quelle ci siamo, no? Meno male, quindi il latino, il greco, eccetera, eccetera. Poi la civiltà cristiana, i fondamenti e la storia che crea di fatto una struttura coerente che a un certo punto addirittura chiamano Christianitas, più o meno torna all'undicesimo secolo. Da quel momento, insomma, comincia ad avere un ruolo e un'identità talmente forte che diventa parte di noi. Noi queste le conosciamo e sono sicuramente vere, intendiamoci, è tutta roba vera e onesta. Ma non è tutta, è una parte, tutto qua. Via della Sede è l'altra parte, è una delle altre parti in realtà. È un problema semplicemente di come scegliamo di allargare lo sguardo, tutto qua. E una bella fetta delle cose che si vedevano lì
erano venute da molto più lontano, probabilmente anche certi legni, sicuramente un sacco di ori che stavano dentro al tesoro della chiesa, o del monastero in questo caso, probabilmente da molto più lontano, se c'era qualche giada veniva da lontanissimo, bastava anche un lapislazzolo, ad esempio, se ci fosse stato, e probabilmente c'è, io non l'ho visto, perdonatemi, andavo un po' avanti e indietro, ma un normale quadro che raffigurasse, che so, una Madonna col cielo, con la volta stellata, la classica raffigurazione cristiana della Vergine, no? Ecco, probabilmente quel quadro, se era sufficientemente antico, aveva il cielo fatto di lapislazzoli, cioè fatto di un pigmento ricavato dai lapislazzoli. I lapislazzoli bisognava andare in Afghanistan a pigliarsi, infatti costava un botto. Era normale che fosse così. Naturalmente la maggior parte delle altre cose funzionava nella stessa maniera. Tutte le volte che si faceva una funzione religiosa, almeno da un certo periodo in poi, si bruciava una marea di incenso. Non era neanche una novità assoluta, i buddisti lo bruciavano da molto prima e questo incenso richiedeva un sacco di strada per andarselo a recuperare, perché l'incenso veniva dalla penisola arabica, cioè già sulla strada verso l'Oriente. E naturalmente se quei monaci facevano una mangiata degna di questo nome, non la si faceva spesso, ogni tanto capitava, probabilmente se si fosse stato in pieno medioevo avrebbero integrato la mangiata con un sacco di spezie, a cominciare naturalmente dal pepe. Il pepe valeva moltissimo, costava un'ira di Dio nel vero senso della parola. E costava tanto, Isidoro da Siviglia diceva che costava tanto perché lo proteggevano i draghi, non era vero. Naturalmente lo raccontavano probabilmente i mercanti perché avevano bisogno di giustificare il prezzo folle a cui si pagava, a cui si comprava il pepe. Ma il pepe costava tanto perché in realtà bisognava pagare un sacco di intermediari dalla via che partiva dal Malabar, cioè in mezzo all'India, e sino a noi. Naturalmente non c'era solo l'incenso, c'erano tantissime altre cose. Ora badate, non è che queste cose fossero cose accessorie. Cioè non è che fossero cose che semplicemente facevano un po' di scena e riempivano il quadro in realtà della nostra civiltà classica e cristiana. No, no, facevano parte integrante di quel mondo. Cioè era così che erano diventati ricchi. La maggior parte di questi, il monastero no, in questo caso, ma la maggior parte delle grandi città che ruotavano attorno erano diventate ricche così, commerciando in tessuti, ad esempio, in lino, seta. Sé naturalmente, oppure commerciando in spezie, oppure commerciando in gioielli. Dal 1200 in poi tutta l'Europa diventa ricca così. E la cosa interessante di questo gioco è che non è che diventi ricca in maniera diciamo inconsapevole, perché neanche se ne rende conto da dove arriva sta roba. No, no, diventa ricca perché ha una visione del mondo, curiosamente, molto più grande della nostra. Spesso, non sempre naturalmente, anzi mi auguro che i presenti ce l'abbiano altrettanto uguale, ma di fatto queste persone ragionano su una scala curiosamente molto più globale di quella che vi raccontano i libri. E non lo fanno perché i libri devono celarvi chissà quale segreto, questa è la dimensione normale di Voyager, non c'è nessun segreto, mistero, eccetera, no, c'è il fatto semplicemente che i libri raccontano una parte, quella che serve, ad esempio per costruire un'identità, che è una roba legittima, badate, non c'è niente di male in questo, ribadisco. Però è una parte, semplicemente non potrebbero raccontare tutto per tanti motivi. Uno, perché forse ci interesserebbe meno, per tutta una serie di scelte su cui non mi tedio, ma due, perché non ci starebbe nei programmi, è molto banale ma è anche così. E tre, per un altro motivo, perché la competenza linguistica e culturale che ci vuole per vedere il mondo in grande, normalmente la scuola, giustamente anche, non riesce a dare. Per tutta questa serie di ragioni, noi la Via della Seta un po' ce la siamo dimenticata, ma è stata parte di noi. Questo era il punto di partenza necessario prima di cominciare a raccontarvi questa cosa. Io non mi sono neanche presentato, mi chiamo Alessandro Manoli, ma a naso lo sapete, secondo me si scrive qua. E il gioco che abbiamo fatto io e Franco Cardini, quando abbiamo scritto questo libro, era sostanzialmente di questa natura. Proviamo a vedere di ampliare un po' i pezzi, ecco, di mettere assieme un quadro leggermente più grande e recuperare un pezzo di storia. Perché lo si fa? Normalmente gli storici ragionano secondo le necessità del presente. L'hanno sempre fatto, intendiamoci. Voi venite da una storia fatta di... voi, dico, generazionalmente in generale, cioè mi ci metto io in mezzo, veniamo
da una storia fatta di histoire bataille, come dicono i francesi, di storie che soprattutto sono dominate da politica e guerra, le grandi storie degli stati. Veniamo da quel tipo di storia perché normalmente serviva per costruirci una forte idea nazionale, anche, non solo. Adesso siamo in una situazione un po' più complicata e abbiamo un mondo davanti talmente vasto, talmente collegato, talmente difficile da capire, talmente difficile anche da stringere tra le mani tutte le volte che aprite il telegiornale, tranne quando smettono di parlare di politica interna e di elezioni prossime, quando ci dedicano quei 5 minuti che rimangono prima del calcio all'estero, ecco, in quell'estero c'è un tale tasso di difficoltà per capire quello che capita attorno, che probabilmente inevitabilmente abbiamo bisogno di compensare, o lo escludiamo, oppure per compensarlo abbiamo bisogno di ragionare un po' più in grande. Quindi il motivo per cui due storici oggi scrivono La Rivedra e La Seta, e non sono gli unici perché ce ne sono degli altri in giro che fanno lo stesso gioco, è proprio questo, perché i nostri occhiali sono cambiati e abbiamo bisogno di cercare i nostri pezzi di identità un po' più lontano anche. Ecco perché uno si apre questo schermo, che anche ecco perché ritornare a ragionare su una scala del genere ha senso. Io normalmente comincio le lezioni che faccio ai ragazzi delle scuole esattamente da qua, e questo è il mondo. Visto da qua il mondo, cioè visto da migliaia di persone da qua, noi siamo quella piccola escrescenza sulla mia destra. Naturalmente, visto da qua il mondo, noi aspettiamo quasi di esistere. Siamo troppo piccoli per essere rilevanti. Bene, è la prima scoperta necessaria se si vuole ragionare nella scala giusta e parlare della Via della Seta, perché in realtà è così che ci hanno sempre visto e che incidentalmente, secondo me, continuano ancora a vederci. Non sono gli unici, badate, anche questi qua ragionano uguale. Cioè, se chiedete dei ragazzi, anche i miei ex studenti universitari della Pennsylvania, dov'è l'Europa? Io ne ho avuto uno che ha indicato l'India, perché tanto bene o male da oggi andava nella direzione giusta. Quindi tutto sommato, occhio, non è così scontato che noi si sia il centro di alcunché, soprattutto quando ragioniamo su delle scale del genere, anche solo banalmente numeriche. Sono miliardi di persone che pensano che legittimamente che il loro centro sia quello. Quindi questo punto di partenza, ricordiamoci, vale anche per il passato. Ci fu un passato molto lungo che durò probabilmente ben più di secoli, possiamo ragionare in termini di millenni, posso tornare all'altra, grazie, in cui l'Asia fu il mondo. Lo era per tanti motivi, lo era per ragioni di carattere commerciale, lo era per ragioni di civiltà, per usare termini un po' alla francese, cioè la capacità di costruire grandi forme di cultura, in piano numerico, ma anche sul piano di quanto quella cultura incide attorno. E se fate un attimo di occhio alla scala, vi rendete conto che quel mondo è anche solo geograficamente infinitamente più grande di noi. Ecco, è la scala giusta, punto e basta. Con questa scala qua possiamo ragionare su questa cosa che si chiama Via della Seta. Anzi, cominciamo subito togliendoci un dubbio, o perlomeno risolvendo un problema, e cioè la Via della Seta non esiste. La Via della Seta è una parola che è stata coniata da un tedesco, quindi si chiamerebbe correttamente Silkestrasse, nella seconda metà dell'Ottocento, e fu coniata così perché lui credeva quasi legittimamente che quella strada millenaria fosse stata creata per trascinare il suo maggior bene su una scala asiatica, e quel maggior bene era la seta. Diceva lui, dicevano anche altri indicatori. Dunque, tanto per cominciare, quella parola non esiste. E il fatto che non esiste è una buona spia del problema generale. Quello che rimane è la strada, in realtà, perché anche la questione della seta è molto dubbia, perché su quella strada, che è quella che più o meno a grandi linee vi sto indicando adesso, in realtà passa tutto. Non era solo la seta, anzi, probabilmente dal punto di vista strettamente commerciale non era neanche, talvolta non è stata neanche il bene maggiore scambiato,
Uno dei beni più rilevanti erano appunto le spezie, moltissime spezie, non il pepe in questo caso, però occhio, perché la Via della Seta, siccome non esiste, è stata tante cose diverse, è stata cioè una direttrice di traffico, era quella lunga strada, quella lunga prospettiva che ti portava da Oriente a Occidente e anche viceversa, era cioè quello spazio transitabile attraverso cui i mercanti si muovevano. Ecco, questa forse è già la definizione migliore. Quello spazio transitabile vuol dire che dove trovi un sentiero lo pigli. Non c'è una strada con la segnaletica verticale, ecco, che indichi la Via della Seta, non c'è mai stata. C'erano tutte le direzioni possibili, che incidentalmente non erano neanche un sacco, volendo. Erano alcune vie di terra, quelle che vedete in arancione e soprattutto in rosso, perché sono quelle che contano di più. E poi ce n'era una che qui non è segnata, ma è altrettanto importante, che era marittima, e che costeggiava il Mar della Cina, scendeva verso il sud-est asiatico, costeggiava l'India, e poi da lì procedeva verso il Golfo Arabico o Persico, a seconda di dove lo decidete di guardarlo, e poi costeggiando la penisola arabica arrivava qua. Vista così, e cioè tolto un po' di romanticismo tedesco, e tolto soprattutto il senso di una strada dritta, ecco, ci rimane appunto questa direttrice. Ora, cosa può fare uno storico a questo punto? Uno, ragionare su una scala molto ampia, e cioè su una scala quasi geologica per forza di cose, perché non hai solamente un punto da prendere, prendi tutto quanto l'insieme e provi a vedere se funziona questo insieme. Due, ragiona cercando di guardare tutte le parti, perché se è vero che è una roba fatta da mercanti, è vero che naturalmente può non avere una sola direzione, i mercanti si muovono da una parte e dall'altra, e quindi bisogna cominciare a scegliere. Allora, siccome il tempo che abbiamo a disposizione e la noia che avete a disposizione è limitata, vi propongo due o tre punti, niente di più. Il primo punto in realtà parte da qua, perché non è assolutamente detto che si debba per forza cominciare dalla Cina. E un buon punto di partenza per noi può essere quello lì, Alessandro. Alessandria è una città che nasce, in realtà bella che matura, perché la fonda Alessandro Magno e siamo nel periodo della maggior gloria di quel tipo di Grecia che si era costruito, 300 avanti Cristo e giù di lì. In quel periodo Alessandro, in tutte le sue avventure che lo porteranno in realtà fino qua, fino in India, ha cura di fondarsi un bel po' di Alessandria, tutte le città che fonda le chiama Alessandro perché giustamente è lui. E Alessandria d'Egitto avrà fortuna migliore di tante altre, alcune spariranno nelle sabbie del deserto, alcune verranno dimenticate, alcune cambieranno nome. Alessandria invece, quella centrina non c'entra niente in questa storia, è un caso, cioè è pura assonanza. Alessandria d'Egitto invece avrà una fortuna maggiore. Alessandria d'Egitto avrà una fortuna maggiore perché nasce al posto giusto, cioè nasce sul delta del Nilo. Il delta del Nilo da molto prima di quel momento è il posto che porta le merci verso il Mediterraneo e dal Mediterraneo verso Oriente. Da lì cominciava il viaggio ipotetico possibile della Via della Seta. Alessandria durerà secoli, verrà presa dai Romani e è dai Romani che noi sappiamo come funzionava il gioco. Lo sappiamo bene, tra l'altro, perché ce lo racconta benissimo Plinio il Vecchio nel capitolo VI della Storia Naturale. E sappiamo che funzionava più o meno così: le merci di tutto il Mediterraneo arrivavano più o meno ad Alessandria d'Egitto. Ad Alessandria d'Egitto a questo punto venivano imbarcate su una imbarcazione a chiglia molto più bassa, perché doveva scendere il Nilo fino alle prime cataratte. Alle prime cataratte, più o meno qui, veniva sbarcata la roba, caricata su cammelli, portata sino al Mar Rosso, di qui di nuovo rimbarcata, sbarcata e caricata su altri cammelli e portata ai porti, che quando sono indicati ma era pieno in questa zona, sul Golfo Arabico. Di qui veniva rimbarcata e stavolta finalmente ci stava la roba e cominciava a costeggiare, se era la stagione buona, dipendeva dai monsoni, cominciava a costeggiare prima il Mar Arabico e dopo quello l'Oceano Indiano, è lo stesso mare ma da sé si chiama in modi diversi, e arrivava più o meno fino qua. I porti che conosciamo, che i romani conoscevano, stavano tutti dalla parte occidentale dell'India. Dopo i romani sapevano che c'era della roba, ma non l'avevano molto chiara. Sapevano cioè che c'erano degli altri mercanti che potevano rifornirli di cose che venivano da più lontano. La maggior parte delle spezie che venivano prodotte nel sud-est asiatico venivano semplicemente
trovate qua dai romani. Per i romani era normale ordinare roba una volta ogni 6 mesi e riceverla nello spazio, nello stesso spazio di tempo, a Roma, nelle grandi città, eccetera, eccetera. Questa era tecnicamente una parte, se volete, di quella che potremmo decidere di chiamare Via della Seta, ma fu una parte che resse a tutto, resse agli imperi, resse ai cambiamenti di cultura, resse ai cambi di governo, resse ai cambi di mercanti, naturalmente. Questa tratta ha continuato ad essere, sino a tempi moderni, sino più o meno al periodo coloniale, una delle fondamentali tratte commerciali del nostro mondo, prima ancora di parlare dell'altro mondo. Alessandria dunque rimase, e sarebbe rimasta per moltissimo tempo, uno dei gangli vitali di tutta quella storia che alla fine permetteva ai monaci lugnecensi di mangiare quel che mangiavano dentro al monastero o di godere di certi lussi artistici dentro al monastero, cioè che vive qua e che va avanti e indietro da qua, per tutta la vita e che noi chiamiamo Avicenna. In realtà passò quasi tutta la vita imparando sulla propria pelle che cosa fossero questi scambi commerciali. Non è tradotto in italiano ed è anche bene perché è parlosissima il canone di medicina dei decenni, ma al terzo libro del canone, è in latino se uno può, al terzo libro del canone si trova una lunghissima sequela di ricette mediche dove più o meno la caratteristica è erbe, spezie e quant'altro, ed è un elenco impressionante di tutto quello che si poteva trovare nell'intera Asia. E dà molto una misura di quello che faceva quest'uomo, imparare sulla strada quello che c'era, in maniera sequenziale, continuare a registrarlo, assorbirlo, trasformarlo, cioè esattamente quello che facevano tutti i medici, magari meno importanti di lui, esattamente quello che facevano tutti gli scienziati di quel periodo, esattamente quello che facevano tutti gli uomini di quel periodo, punto. Ecco, questo tipo di struttura regge a tutto. Alla fine dei conti, regge addirittura i mongoli che a un certo punto nel XIII secolo arrivano e per l'ennesima volta si prendono il pacchetto completo, ma questa volta in realtà cambiando un po' le carte in tavola, un mondo intero che diventa quasi unitario alla fine dei conti, un mondo intero di terra, cioè i mongoli prendono la Cina e arrivano quasi fino ai Dardanelli, quando si spingono davvero la strada che da Aleppo lo porta verso gli altipiani della Persia, si incammina verso questi passi montani per poi prepararsi a scendere verso il Taklamakan, e strada facendo impara di tutto, impara la lingua, probabilmente il persiano, si parlava più o meno solo quella da quando avevano conquistato tutto gli arabi, che non parlavano persiano, ma la lingua dominante era quella e quindi ne era diventata una specie di lingua comune, impara a mangiare sicuramente, scopre con sua grande sorpresa probabilmente che c'hanno pure loro gli spaghetti, li conosceva già, cioè non ha portato niente Marco Polo aveva già gli spaghetti di pasta secca a casa, non li faceva quasi nessuno ma li poteva aver sentiti nominare, e scopre che là li fanno di pasta fresca, non lo sa ma da migliaia di anni in realtà, li chiamano lagnan, ma è la stessa roba, a vederla è la stessa roba. Scopre la carta, ma la carta lui la conosce già, la carta era già arrivata. Scopre però un uso strepitoso della carta che neanche si immaginava, usarla per farne banconote. E quindi invece la registra e dice: ottima idea fare le banconote, non se lo fila nessuno, però l'idea in realtà avrebbe avuto un grande futuro, ma ce l'avrà dopo molti, molti secoli, quasi l'età contemporanea. E quello che invece fa è dare per la prima volta il senso di un percorso concreto e percorribile da una persona sola. Perché come vi dicevo prima, quel percorso lo conoscevano tutti fatto ad arte, ma adesso, per la prima volta in realtà, la possibilità è quello davvero di farlo tutto, senza neanche troppi rischi, con alcuni rischi, ma in altra direzione. Non c'è niente di male di scoprire che la nostra nazione non esaurisce la nostra genetica culturale o biologica che sia, e non c'è niente di male di scoprire che la maggior parte di ciò che siamo ha una storia infinitamente più complessa e millenaria. Recuperarla in parte, nel modo migliore, ci può fare solamente bene. Naturalmente è chiaro, niente gratis, avremo da perdere qualcosa, avremo da trasformare qualcosa, ma in questo tipo di gioco non è tanto questo che conta, non è mai stato nella storia, non lo era per i Buddha di Gandhara, non lo è stato per la medicina di Avicenna e non lo è stato
per gli eserciti di terracotta che forse un'influenza greca pure ce l'hanno, tra l'altro. Quello che conta in realtà è ciò che guadagni nel trasformarti e nell'incontrare altre culture, altre realtà. In quel gioco lì, alla fine, se qualcosa si impara anche di una storia millenaria del genere, probabilmente questo qualcosa può essere quel minimo necessario da cui riuscire a trarre un vantaggio. E il vantaggio è di trovarci un giorno a guardarci indietro, non noi, temo i nostri progenitori, i nostri futuri, a guardarci indietro e in fondo, tutto sommato, considerare che questo tipo di radici erano parte di loro. Tutto qua. Grazie. Saturnidum.